Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nel deserto, preparata la via del Signore, raddrizzati i vostri sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Così inizia il Vangelo di Marco, proprio nella seconda domenica di Avvento, e la figura gigantesca di Giovanni che appare in questo primo periodo dell'Avvento, egli prepara l'Avvento del Signore. E prepara l'Avvento predicando il Vangelo. Il Vangelo lo predica Gesù, ma lui annuncia il Vangelo, la conversione dei cuori e l'allontanamento del peccato. Quella stessa predicazione che farà Gesù all'inizio del suo ministero: convertitevi e credete al Vangelo. Siamo nei giorni della conversione, siamo nei giorni in cui il Signore ci usa misericordia e vuole che ad ogni costo noi ritorniamo a Lui, perché come un padre sollecito dei figli, così il Signore sollecito di noi. Egli non vuole la nostra rovina ed è per questo che ci invita, con le buone e con le cattive, come diciamo noi, a convertirci con parole soavi come una madre, con parole acerbe e dure come un padre severo, sempre nell'intento di correggerci, di allontanarci dal peccato, di chiamarci a sé, perché ci vuole salvi in colui che sta mandando in questo mondo il suo Figlio Gesù. E questo grido che noi facciamo nostro questa mattina: convertiamoci, recediamo dal male, cambiamo, un cambiamento radicale. Con Dio noi tante volte scherziamo, come se fosse scontato che Dio debba parlare così. Un Dio che fa la voce grossa, ma poi fa la voce dolce. Siamo abituati a questi modi di agire di Dio, ma non è così. Non prendiamo alla leggera, non prendiamo come un rito queste parole del Signore, ma come un invito del Signore che deve avere nella vita la sua realizzazione, perché con Dio non si scherza. Il mondo va alla malora, ma noi siamo i figli di Dio, gli eredi della promessa, e si deve vedere chiara la differenza che passa tra chi crede in Dio e chi non crede in Dio, tra colui che ha fede nel Signore e colui che non ha fede. Noi abbiamo fede nel nostro Dio ed è per questo che dobbiamo ascoltare la sua voce, dobbiamo credere a Lui che ci parla e convertirci sul serio, cambiare, 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 perché se tutto resta uguale come ieri, se tu oggi vivi come hai vissuto ieri e non hai fatto nessun cambiamento, la parola di Dio così non ha avuto nessun effetto, e questa parola di Dio un giorno ci giudicherà. Signore, ti chiediamo questa mattina di comprendere il tuo cuore che si apre a noi e ci invita alla conversione, e la tua parola trovi ascolto e profondo dentro il nostro cuore. Di
In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, che mandi gli operai nella sua messe. Chiamati a sé i discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. E li mandò con questa ingiunzione: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Gesù inizia il suo ministero predicando il Vangelo e curando ogni sorta di infermità. Ha compassione della folla, perché sono pecore senza pastore. Manca l'insegnamento e manca la salute. E Gesù, Maestro divino, scende per cercare le sue pecore e per manifestare la verità di Dio, la verità che rende libero l'uomo dagli affanni e lo rimette sul retto cammino. Gesù ha compassione di queste pecore sperdute, eppure avevano tante istituzioni, gli ebrei del tempo, avevano le sinagoghe sempre aperte, avevano il tempio ben officiato, avevano le scuole teologiche ben attrezzate, il numero dei sacerdoti era enorme, e altrettanto il numero dei leviti, per cui era una chiesa attrezzata, ma era una pecora senza pastore, perché il pastore ha il cuore, e a questa gente che esercitava il ministero mancava il cuore, mancava l'amore. E Gesù scende, sente compassione della folla che ha bisogno di amore, ha bisogno che qualcuno si interessi personalmente di loro. Perché noi possiamo fare apostolato anonimo,
mentre Gesù vuole che l'apostolato sia personalizzato, raggiunga le singole persone, perché sono le singole persone che bisogna salvare, non sono le istituzioni da alimentare. E Gesù ha compassione della folla, di cui nessuno si interessa, ossia ha compassione di tutta la gente, di ogni singola persona. Per questo insegna la verità, quella verità che penetra nei cuori, la verità di Dio, la verità dell'uomo. Per questo egli stende le mani, per curare le malattie, guarda tutti gli ammalati accanto a sé e li guarisce tutti. Egli è venuto medico divino a risanare l'umanità ammalata. E siccome lui solo non bastava per tanta gente, prende i 12 e dice: fate quello che faccio io, andate, predicate, dite che il regno di Dio è vicino, predicate la penitenza e la conversione, predicate che si convertano e vivano, e curate gli infermi, tutti gli infermi, curate ogni sorta di malattia, mondati, lebbrosi, risuscitate anche i morti se ce ne sono. Non arrestatevi davanti a nessuna necessità. Andate, sono io che vi mando. Io sono il padrone, io sono il Signore, sono io che vi mando. Io vi comunico il potere che il Padre mi ha dato. Fate quello che io faccio. Predicate la verità, predicate l'amore, curate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i diavoli. Ossia liberate, liberate tutti dai mali che li opprimano. E fate questo esercizio gratuitamente. Voi avete ricevuto un dono, non è potere vostro, è un dono che io vi do e che voi dovete ridonare agli altri. È un dono che io vi do senza nessun vostro merito e che voi dovete riversare sugli altri, perché sono io che voglio donare agli altri salute attraverso le vostre mani. Ed essi partirono insieme con Gesù e incominciarono con lui la missione. Fratelli e sorelle, bastano poche sottolineature di quello che il Signore ha detto in questo tratto del Vangelo di Matteo. Innanzitutto la compassione di Dio per noi. Questo è il vero volto di Dio, il Dio misericordioso, che si interessa di tutti e di ciascuno, che va incontro a tutti e a ciascuno, che incontra tutti e ciascuno, e apre il suo cuore a tutti e a ciascuno. Non c'è anonimato nel regno di Cristo, perché tutti siamo persone che dobbiamo rapportarci a Lui, ed Egli si interessa di ciascuno di noi, del grande e del piccolo, del dolce e dell'ignorante, ma soprattutto del povero, dell'orfano, della vedova, di chi è abbandonato dai medici, da chi non sa dove sbattere la testa. È proprio di questi che il Signore si cura, perché Egli ha il cuore pieno di compassione. Questo è il vero volto del nostro Dio, questo è il volto di Cristo. Impariamo a riconoscere Cristo. Il potere che Cristo ha lo comunica agli altri, non riserva a sé. Il potere di annunciare la verità e il potere di curare gli infermi lo dà agli altri, perché tutti siano raggiunti.
vi mando in mezzo alle pecore sperdute di Israele. Questa è una grande verità. Noi siamo pecore sperdute della casa di Israele. Vi dicevo che c'erano tante organizzazioni, ma erano pecore senza pastore, pecore sperdute sui monti, nelle valli. Sì, perché noi possiamo avere tante istituzioni, tante chiese, tanti luoghi di raccolta, ma essere sperduti. Perché l'essere sperduti è qualcosa di particolare nostro. Possiamo essere insieme con gli altri ed essere sperduti, perché abbiamo perso la vista di Dio, abbiamo perduto la via della salvezza, siamo oppressi, disorientati, smarriti, e Gesù ci viene a cercare, viene a ricercarci uno per uno, come il pastore fa con le pecore, e li raduna. E questo è il primo compito di Cristo, radunarci e parlare a ciascuno di noi, cioè stabilire un rapporto personale con ciascuno di noi. E una volta ristabilito questo rapporto, Egli ci insegnerà la via della vita. Ci dirà che dobbiamo mangiare, è la prima lettura, il pane dell'afflizione. Dobbiamo bere l'acqua della tribolazione, però Lui è con noi, il Maestro. Le nostre orecchie udiranno la sua voce, i nostri occhi lo vedranno. Quello che è necessario è seguire Lui nella tribolazione, nell'afflizione, seguire Lui, non andare né a destra né a sinistra e non lasciarci lusingare dagli idoli falsi di oro e d'argento. A questi dobbiamo dire fuori, io ho il mio unico Maestro. La scelta di Cristo, Signore, la scelta del Maestro Divino, la scelta di colui che solo ci può dare la vita. Ecco cosa chiede il Signore. E lasciamoci curare da Lui. Egli ci cura nella Chiesa, ci cura attraverso i sacerdoti, ci cura attraverso i ministri della salvezza, ci cura attraverso i sacramenti, ci monda dalla lebbra nella confessione, ci rinforza, ci dà la salute nel sacramento dell'Eucaristia, ci rincuora, ci guarisce nella preghiera fraterna che noi facciamo. Lasciamoci curare da Lui, guarire da Lui. Lasciamoci così risuscitare da Lui, noi che siamo morti alla vita. Lasciamo che il suo Spirito penetri dentro di noi e guardiamo a Lui. Il Padre ce l'ha mandato per la nostra salvezza. Io so che il Signore è qui. Io so che il Signore è qui e vuole incontrarsi con ciascuno di noi. Io so che il Signore è qui e il suo cuore è aperto ai nostri bisogni. Io so che il Signore è qui e noi tutti qui radunati dal suo Spirito siamo ad ascoltarlo, e a momenti Lui verrà dentro di noi nella presenza eucaristica e ci guarirà dalle nostre infermità se abbiamo fede. Amen. Gesù, tu hai detto che vuoi guarire, vuoi curare tutte le infermità, e noi siamo qui malate, tutti abbiamo bisogno delle tue mani e del tuo cuore, abbiamo bisogno del tuo cuore perché abbiamo bisogno di compassione. Sentiamo il bisogno del tuo calore, però abbiamo bisogno delle tue mani per essere curati. E poi abbiamo tanti infermi a casa, lontano,
la tua misericordia infinita. E questo è il momento, Gesù. Il momento in cui chiediamo che il tuo cuore si allarghi, che le tue mani si stendano su di noi e che tutti possiamo essere raggiunti dal tuo amore. Gesù, ci presentiamo a te i malati e presentiamo a te tutti gli ammalati. Gesù, il tuo dono è infinito, tu non hai alcuni doni e una volta esauriti questi doni non puoi darne altri. Tu puoi tingere al tuo cuore doni senza numero, doni tanto almeno quanto sono gli uomini sulla terra, perché sei venuto per tutti. Gesù, ti chiediamo di attingere al tuo cuore il dono di guarigione per ciascuno di noi. Sì, oh Signore. Signore, noi ci presentiamo tutti a te. Ti abbiamo presentato le nostre supplice per i nostri fratelli. Noi condividiamo le sofferenze degli altri, perché questi eventi che noi abbiamo presentati a te sono vissuti anche da noi, perché attraverso l'amore verso gli altri che noi otteniamo l'amore tuo per noi, si ottiene più facilmente pregando per gli altri che pregando per sé. Ed è per questo, Signore, che noi intercediamo per tutti questi nostri fratelli, o meglio ci presentiamo tutti lontani, vicini a te, perché le tue mani si stendono su di noi. Ascoltaci, oh Gesù. Poi il Signore è all'opera e guarisce qui dalla sala per via di un elenco di guarigioni che il Signore intende fare, ma noi vogliamo poi constatare se veramente il Signore ha fatto, se dipende dalla poca fede nostra, se dipende dalla poca percezione nostra. Ecco, io leggo questo elenco: il Signore guarisce un cancro all'ugola. Se c'è una persona che ha un cancro all'ugola, bene, preghi il Signore perché questa tua parola trova rispondenza. Preghi il Signore perché il Signore compia quest'opera che intende fare. Il Signore salva una donna dalla droga e un bambino di 9 anni, per cui il Signore salva dalla droga un bambino di 9 anni. Gesù salva una e guarisce una piaga cancrenosa alla gamba destra di una donna. Gesù libera dall'angoscia molte persone. Gesù risana un femore di una nonna di 60 anni. Gesù risveglia dal coma una bambina di 12 anni. Gesù leva la sua destra su una famiglia che si trova nella disperazione. Gesù dà una gravidanza ad una nonna che aspetta da tanti anni, almeno da 10 anni. Gesù risana molti cuori affranti. Gesù dà il dono di guarigione e di liberazione a 10 persone che presenti. Gesù libera dal cancro un uomo che è di nome Enzo. Ancora
il Signore tocca le ossa sollevate di alcune persone affette da osteoporosi. Il Signore tocca una cistia alla mirza. Il Signore guarisce tante persone per la sua compassione. Sono delle indicazioni che forse vogliono sollecitare la nostra preghiera per questi casi specifici, perché il Signore intende guarire. Speriamo che la nostra preghiera sia così efficace che realmente il dono che Dio ha promesso scenda in queste persone e noi possiamo rallegrarci di quello che ha fatto il Signore. Alleluia. Vogliamo invocare Gesù, ti presentiamo questi malati che tu hai indicato, dove tu vuoi posare la tua mano. Se noi crediamo, questi malati guariranno. Sì, oh Gesù, noi chiediamo la guarigione per tutti, ma particolarmente per questi, sui quali tu hai posato il tuo sguardo. Grazie, Signore.